motto dell'università è la scienza per l'uomo, che significa che tutto deve essere a servizio della persona, della famiglia e della società. Dobbiamo quindi declinare questo bellissimo concetto sia per gli studenti che per i pazienti. Nell'ambito della formazione, la formazione non è soltanto di carattere scientifico e tecnologico, e nei curricula formativi sono integrate le humanities, quindi filosofia, antropologia, teologia, bioetica. La base fondante è un'antropologia aperta alla trascendenza. Le azioni sono guidate dai valori e i valori sono scelti. Quali sono i valori che la guidano nella gestione dell'ospedale? Il rispetto della vita dal concepimento sino alla morte naturale. Ma non solo, questo si tramuta in un approccio multidisciplinare, quindi un lavoro di squadra, la collegialità. Le azioni concrete sono di carattere tecnologico, ma anche di carattere valoriale. Da un punto di vista tecnologico, alla fine del 2006 abbiamo realizzato una centrale di trigenerazione in grado di produrre 12,5 gigawattora di energia elettrica, ma anche energia termica e energia frigorifera. Questo ci ha permesso di avere un'autoproduzione molto elevata del nostro fabbisogno energetico e anche di salvaguardare l'ambiente con una riduzione delle emissioni di CO2 di ben 4.000 tonnellate. L'amore e il rispetto per il territorio ispirano l'istituzione di una terza facoltà dipartimentale. Tutti i professionisti del campus sottoscrivono il rispetto della carta della finalità e del codice etico, quindi il rispetto di quelli che sono i valori di base, di fondo, valori umani, valori di solidarietà, indipendentemente da quelli che sono invece i propri aspetti religiosi. Alla difesa della dignità della morte naturale, alle risposte immediate alle emergenze sanitarie. Un vero e proprio ecosistema della salute. Qual è l'ultima iniziativa sulla quale state lavorando? Abbiamo intrapreso un programma denominato Health and Diplomacy. Abbiamo sottoscritto degli accordi e delle convenzioni con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con gli ambasciatori accreditati presso il Quirinale, presso la Santa Sede e presso le organizzazioni delle Nazioni Unite. E il nostro auspicio e la nostra volontà è quella di aprire il nostro policlinico ai pazienti internazionali. Siamo un policlinico dotato delle migliori tecnologie disponibili e siamo accreditati Joint Commission International.